Cinzia Franchini, Modena ora dal laboratorio civico ha intenzione di trasformarsi in lista? Sì, abbiamo deciso di trasformare il nostro laboratorio in una lista civica. Le persone che in questi giorni hanno dimostrato interesse per le tematiche che noi intendiamo portare avanti sono tante e per cui abbiamo deciso di fare questo passo, per cui saremo presenti alle prossime elezioni amministrative. Ecco, ribadiamo allora il cuore del vostro programma, delle vostre iniziative che più vi caratterizzano. Questa mattina noi abbiamo pensato di illustrare alcuni progetti per la città che riguardano la viabilità. In modo particolare vogliamo occuparci del Novi Park, una struttura che è presente e che sappiamo è per metà inutilizzata. Stiamo parlando di oltre 800 parcheggi che di fatto non vengono utilizzati dai cittadini modenesi. Noi riteniamo quindi che questo parcheggio debba essere reso fruibile, come collegandolo in maniera rapida e veloce al centro della città. Sappiamo che oltre i 400 metri sono una distanza non percorribile da chi non viene a Modena per turismo e per cui noi dobbiamo fare il modo di collegare il parcheggio appunto al centro storico. Tre soluzioni alternative: il mini metro, quasi in superficie, quindi veramente poco impattante, delle piccole macchinette a guida autonoma che corrono su tracciati definiti, che possono trasportare più persone e quindi che in maniera continuativa e costante possono trasportare persone che parcheggiano al Novi Park al centro, e la soluzione del tappeto mobile che conosciamo tutti ed è ampiamente utilizzato dagli aeroporti alle stazioni, insomma direi ovunque. Non solo Novi Park, ci sono altri progetti sulla viabilità modenese. Diciamo che il piano mobilità modenese ha la necessità senza ombra di dubbio di essere rivisto. Il piano mobilità risale al 1996 e in questi anni Modena si è totalmente trasformata. Noi abbiamo questa mattina voluto occuparci di alcune zone. Corso Vittorio Emanuele, che è di fatto la porta della città per chi arriva dalla stazione, una zona anche con diversi problemi. Penseremmo di rivedere Corso Vittorio Emanuele, renderlo un boulevard fruibile per i modenesi, per la città e per i turisti, trasferendo la viabilità al centro della strada dove scorreva il vecchio canale, e in realtà per tutto il resto appunto creare viali con servizi, ristoranti, bar a disposizione appunto dell'utenza. Altro progetto, e questo è un progetto più ambizioso, però noi crediamo che chi si candida ad amministrare la città debba anche guardare alto e noi vorremmo una Modena più bella, è quello che riguarda Viale Rimembranze e il Parco Cittadino, che vorremmo ampliare. Sappiamo che quella è la zona più inquinata, anche da quello che ci dicono gli ultimi dati diffusi a Modena della città, quindi vorremmo ampliare il parco e modificare completamente la viabilità cittadina per renderla più efficace e più sicura. Non solo viabilità e ricostruzione a questo punto del centro, della viabilità in centro storico, la lista tocca anche altri temi. Quali sono i fondamentali? Abbiamo trattato recentemente il tema legato all'urbanistica, che è fondamentale per la città. Noi riteniamo che non si debbano più costruire nuove costruzioni utilizzando terreno vergine e non si debba più costruire in assoluto se non ve n'è la necessità. Abbiamo individuato alcune zone che sono già urbanizzate, come l'ottavo campale e l'ex aeronautica, che potrebbero essere fruibili e rese a disposizione della città, oltre al fatto che diversi quartieri debbono essere assolutamente convertiti. I temi di cui ovviamente la nostra civica si occupa sono tanti, e i più importanti questi, ma poi penso anche al tema della sicurezza, no? Così tanto sentito in città, dove anche attraverso dei piccoli accorgimenti si potrebbe fare molto di più. Ad esempio ci facevano notare molti cittadini che Modena è anche una città buia, e per ad esempio una donna, no? Che deve semplicemente girare a piedi in città o parcheggiare l'auto, il fatto che queste zone siano poco illuminate rendono un'idea di insicurezza. Allora anche da questo punto di vista bastano pochi accorgimenti per rendere un po' meno insicure le persone. Oltre al fatto che magari la polizia municipale può contribuire in maniera differente, può essere implementata.
Insomma, amministrare una città vuol dire occuparsi di tante cose e rivedere appunto nella sua complessità l'amministrazione di Modena. Noi siamo pronti e preparati a farlo. Sì, okay. Sì, per quindi fruire meglio del... Sì. Per usare meglio. Cioè, io non sono l'architetta, perché mi ha detto l'architetto, ma non sono l'architetto. Questi giorni abbiamo comunque ascoltato. Però questa struttura è di fatto per metà inutilizzata, quindi stiamo parlando di oltre 860 posti inutilizzati per i modenesi e per la città. Sappiamo, perché sono studi comunque che sono stati fatti e sono a nostra disposizione, che chi deve recarsi in città non per turismo non percorre più di 400 metri a piedi, quindi questa distanza, il Novi Park e il centro. Questa ipotesi era stata probabilmente ipotizzata da Sitta, ma non è stata realizzata ovviamente perché è costosissimo, forse. Ah, no, questa no, sicuramente no, quella roba. No, quella lì è impraticabile, tra l'altro 20 metri sotto è. No, ma ho fatto soltanto il pezzetto da Novi Park a Piazza Matteotti, è insostenibile come. Comunque la vostra idea è creare questo collegamento più veloce. Sì, questo collegamento più veloce. E, apro solo e chiudo parentesi, secondo noi anche non ha senso il discorso di il nuovo, esatto, quello nuovo di quello che stanno riqualificando. No, è un'ipotesi che in questi giorni girata. E anche lì scavare sottoterra in centro, insomma, non è poco praticabile, non ci sono soldi. Dato a tre modalità attraverso le quali potremmo collegarlo. Studiare. È una mini metro che è di fatto una tipologia di metro molto molto poco invasiva, viene si fa con lo scalo a cielo aperto, quindi non abbiamo bisogno praticamente di scalo. Queste sono piccole macchinette che funzionano un po' come nei magazzini anche di logistica si muovono i transpalle, di fatto. Semplicemente predisponendo sull'area stradale non puoi uscire dal parcheggio e metterti lì ad aspettare, vuole avere la sensazione che arrivi, sì, e puoi andare immediatamente. Sono tre, che andranno studiato. Poi c'è il l'ultima ipotesi di viale di Membranze. Vogliamo dare anche un'idea di come si potrebbe trasformare la città, avendo presente che poi per mettere in pratica questa soluzione. No, sì. Questo partiamo da qui, cioè questa l'avevamo già vista. Io l'ho messo così, quindi doppio senso di marcia, su qua e di là, su chi esatto. Poi presente c'è anche un marciapiede, che definire un marciapiede senza fatica, e quindi tutto quel discorso di bisogna che le riprese vengano fatte. Oppure ci possono passare anche dei mezzi di soccorso, ci possono, insomma, voglio dire.